Ha detto martedì 11 marzo il GIP ha deciso che devono andare a processo due carabinieri e sei poliziotti per il caso Uva. Finalmente, dopo quasi 6 anni, una svolta positiva. Forse si cercherà di capire come è morto Giuseppe Uva, di cosa è morto dopo quasi 6 anni. Ecco, tu 6 anni fa eri con lui quella notte di giugno, Sì. ci ricordi cos'è successo? Beh, ormai lo sappiamo più o meno tutti. Abbiamo transennato via Dandolo e sicuramente non si può morire per aver transennato una via del centro. È arrivata questa gazzella dei carabinieri e è nato tutto da lì. Avete capito subito che l'aria era brutta? È quando è sceso questo carabiniere sfregandosi le mani, bestemmiando, gridando Uva, proprio te stanotte stavo cercando. Questa te la faccio pagare. Lì mi sono detto, non posso dirlo, però l'ho pensato, adesso sono cazzi. Ho pensato, M. E poi siete arrivati in caserma. No, beh, poi comunque ci siamo soffermati qui a Biumo, e poi siamo arrivati nella caserma dei carabinieri. Vi hanno diviso subito. Sì, beh, non siamo mai andati insieme Cioè non nella vi casa. siete più parlati, tu e Giuseppe, da quel momento in poi. Tu non l'hai più Praticamente visto, l'hai no. solo sentito. Sì. Che cosa hai sentito? Ricordi quella notte, che cosa accadeva nell'altra stanza? Più che altro, vabbè, ho visto che è stato scaraventato per terra qui in piazza 26 Maggio, che è stato scaraventato dentro la gazzella dei carabinieri. Che mi ha chiamato con una richiesta d'aiuto pesantissima. E quando poi sono arrivato in caserma, tutto questo via vai di poliziotti, di carabinieri naturalmente, e sentivo il mio amico Giuseppe gridare. Le forze dell'ordine ci dovrebbero tutelare. E salendo, i magistrati, i procuratori, i pubblici ministeri dovrebbero tutelarci. Tu sei stato interrogato dal PM Abate soltanto di recente. Il 26 novembre 2013, sì, è stato un interrogatorio abbastanza singolare, molto singolare. Mi sono sentito imputato per più di 4 ore. Quando sei convinto di quello che hai visto e sentito, quando sei testimone di un omicidio, non puoi far finta di niente. Quindi lo rifaresti? Anche meglio, sì. No, non transennare la via Dandolo, un momento, no, denunciare. Denunciare. Hai ancora fiducia nella giustizia? Sì, da martedì sera sì. Sinceramente sì. Sono molto felice della decisione che ha preso il GIP Battarino, perché ho ritrovato fiducia nella giustizia. Sì. Ti aspetti la verità da questo processo? Sì, a questo punto sì. A questo punto sì. E penso che non me l'aspetto solo io. Penso che la vogliano i familiari di Giuseppe Uva, i propri amici, i suoi amici. La esigiamo da cittadini liberi.